La situazione turistica a Marina di Ravenna, la condizione degli albergatori dell'area, cosa percepiscono, cosa dicono i loro dati di questa stagione estiva che i dati ufficiali fino a giugno davano per positiva e in crescita rispetto all'anno scorso. Abbiamo chiesto un parere a chi ha la situazione ben chiara, dati alla mano, ma senza voler polemizzare. Forse. Filippo Donati, presidente nazionale di Assotel. Allora, siamo qui per parlare di albergatori, soprattutto in ottica Marina di Ravenna. Come sta andando la stagione estiva, soprattutto da luglio in poi, e quali sono le prospettive nell'ottica del Ferragosto e della settimana di Ferragosto? Sicuramente anche Marina di Ravenna, come il territorio ravennate, stanno un pochino subendo il morso della crisi che comunque, bisogna dirlo, si sta facendo sentire in maniera molto forte a livello nazionale. A livello nazionale ci sono problemi e non sono solo problemi del turismo, mi sembra che siano problemi proprio di quadratura dei conti, ma non solo una quadratura dei conti a livello statale, è la quadratura dei conti delle famiglie. Le famiglie hanno meno soldi, si è abbassata di molto la propensione alla spesa e in questa minor propensione alla spesa ricade anche la fascia del turismo, la fascia alberghiera, quella dei servizi. Non ce la stiamo passando bene, c'è stato un luglio mediocre, un agosto che se anche ci si aspettasse che non sarebbe, ci si aspettava comunque noi che non sarebbe decollato da subito, comunque ci aspettavamo, compatibilmente all'arrivo del Ferragosto, un tutto esaurito. Ad oggi ci sono ancora camere libere, ma soprattutto molti degli albergatori di Marina di Ravenna fanno presente che in questi giorni si sono salvati, tra virgolette, grazie alle presenze del commerciale, cioè a tutte quelle persone che vengono a Ravenna per lavoro e che non interrompono durante il Ferragosto la loro, diciamo, presenza lavorativa. Quindi mi riferisco a quelle grandi aziende che operano nella zona del porto, nella zona dell'ENI, ecco, ENI, Saipem, tutte quelle aziende che comunque tutto l'anno mandano clienti. Che dire, qui è inutile cercare colpe e responsabilità, se non quelle che comunque c'è una crisi sopra di noi che sta appesantendo la nostra operatività. Di sicuro ci si chiede sempre di mantenere i prezzi bassi, ci si chiede sempre di mantenere alta la qualità, le due cose insieme cominciano a stridere. O si toccano i prezzi o si va a toccare la qualità. Minori prezzi significano minori servizi, significa minore occupazione. Minore qualità significa fare perdere la località di appeal. Parlare del problema di Marina non è assolutamente il momento, bisognerebbe sospendere seriamente questo stillicidio di notizie, di accuse e contraccuse, di promesse e di azioni che stanno danneggiando effettivamente il turismo. Si dovrebbe passare un attimo a una sorta di, so, darci 2 settimane almeno bianche di silenzio per lavorare tutti. Albergatori, amministrazione e altri, ognuno al proprio settore, per vedere un pochino di recuperare quello che ormai io temo sarà irrecuperabile, cioè la stagione estiva. Se consideriamo che la stagione estiva è la chiave di volta di tutta la stagione comunque di un'azienda, non so, c'è un po' di preoccupazione. Io spero che con la fine della stagione ci sia questo benedetto incontro, questo tavolo, questo conferenza del turismo territoriale e che tutti possano portare il loro contributo a uno sblocco di una situazione che comunque, ripeto, dalla sua partenza, dalla sua base, dalla sua sorgente è un problema nazionale. Abbiamo anche chi sta peggio di noi. Mi giungono voci dei miei associati dalla Sardegna, si parla di un meno 30%, altre regioni se la stanno cavando un po' meglio, altre regioni come la nostra sembrano resistere, ma quanti anni dobbiamo continuare a resistere? Noi ormai sono 4-5 anni che ci diciamo resistiamo, l'anno prossimo sarà meglio, noi resistiamo e l'anno dopo è peggio. Non ultima questa notizia che se non confermata a noi ancora dà i brividi, che si prevede praticamente l'eliminazione dei ponti per cui vorrebbero accorpare le festività non religiose al weekend. Anche questo sarebbe l'ennesimo colpo al turismo nel tentativo di rilanciare, che ne so, probabilmente l'industria. Perché l'industria non si fermi e quindi l'ennesimo errore da parte di una classe politica che vede solo nella grande industria l'ancora di salvataggio per questo paese. Mi permetto di dire una cosa molto provocatoria: l'Italia può fare a meno della Fiat, ma non può fare a meno del turismo. Per Ravenna Web TV, Joseph Franzò.